got kids on the way. And I'll be damned if I'm gonna raise them in a world run by these Nazi assholes. With the power of thunder. Signore e signori, bentornati su Wolfenstein 2. E questa volta dovremmo cimentarci nell'ultimo episodio delle Cronache della Libertà con il Capitan Wilkins, che sembra altresì un rasoio, ma in effetti non ha barba. Che dire, è un pochettino ormai che non gioco a Wolfenstein 2 e non ho toccato niente, quindi pronti a fare una figura barbina? È la domanda? La risposta è sì. Iniziamo con il volume 1, Sole Nero. La guerra contro i nazisti era stata lunga e fallimentare. La mia sarebbe dovuta finire con l'atomica sganciata su Manhattan, su casa mia. Conclusa la guerra, restammo isolati. Nessuno ci avrebbe aiutato, ma non importava. Avevamo solo una missione: far fuori quanti più nazisti possibile prima di morire. Combattevamo una battaglia persa. Molti di noi erano morti o dispersi. Durante gli anni 50 restai da solo. Poi qualcuno mi inviò un messaggio. Mi ordinò di tornare in Alaska per fermare il sole nero. Alaska. Rubai un sottomarino e raggiunsi l'Alaska. A bordo trovai dell'equipaggiamento sperimentale, tra cui degli stivali Camp Wanderer. Calzavano a pennello. Ero pronto ad uccidere. Tornavo in America dopo quasi 20 anni. Avevo una missione: dimostrare ai nazisti che questo vecchio poteva ancora combattere. Infatti siamo invecchiati, fondamentalmente. Il che è particolare come situazione. Siamo sempre stati abbastanza giovanili. La porta principale è sorvegliata. Non voglio fare troppo rumore. Non vediamo fare... come se la cavano gli stivali. Troppo rumore? Ok. Questi sono i nostri cosiddetti stivali. Fantastico. E la mia mira è molto più veloce di quanto vorrei, ma meno di zero purtroppo non esiste nulla come sensibilità, quindi ce lo faremo andare bene. Ok, la ruota delle armi ce l'abbiamo. Dovrò ricordarmi qualcosa perché è davvero molto tempo che non mi trovo davanti a questa situazione. Ergo, ricordi molto vaghi, quindi... Ok. Ok. Questo era per fare silenzio, giusto? Ah, diavolo. Se volessi non avere doppia arma, qui abbiamo il silenziatore circa. Se premo il tasto B, Z, X, non succede nulla. Ok. Ok, lo vedi da qualche parte. Già sanno che c'è qualcuno? Non poteva essere, non so, un amico crook a cui è partito un colpo. No, non è un'opzione. Capisco. Possiamo continuare a sparargli dalla distanza. Ok, questa è imbarazzante. Questa è imbarazzante. Non stava lì per morire? Cioè, molto più rinculo di quanto immaginassi. Senti, io tiro una granata nel dubbio, perché... Niente, proprio non... Non gliene poteva interessare di meno. Ok, questo era il nostro ingresso. Silenzioso. Nota del gufo, bersaglio localizzato, lettera codificata del gufo, bersaglio localizzato, preparare piano di acquisizione, luogo, base navale di Anchorage, il bersaglio potrebbe attaccare da un momento all'altro, prepararsi a possibili perdite. Gufo. Ok, mi hanno visto. E niente, non si mira in questo momento, figurarsi.
Ok, allora devo un attimo ricalibrare il tutto, ragazzi. Con molta calma. Siete anche più coriacei di quanto ricordassi. E abbiamo 34 colpi. Lei ha una capoccetta. Non so se l'ho presa. Comunque, qualsiasi sia il problema che noi stiamo affrontando, ricordate che sono anziano. E lei... E quindi qualsiasi problema è dovuto ovviamente all'età e a nient'altro. Qualcun altro è scappato in giro. Questo mi pare di averlo capito. Arma molto 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 importante, ma che forse possiamo fare a meno di stare ad approfondire adesso. Ma fatemi capire. Ok, questo ne abbiamo un paio nel caso volessimo andare a doppia arma. Stai giù. Ma ammetto che davvero non sia la mia passione utilizzare due armi, a meno di motivi particolari. E anche il fatto che le corazze faccia così fatica a prendermele è sempre in qualche modo scomodo. Granata! Grazie, visto che ne ho buttata una. Per colpa del fatto che non fosse esattamente stato il più silenzioso e cauto. Me la dai? Grazie. Io sto dando per scontato che non ci sia nessun altro, poi. Potrebbe considerarsi un errore. Pistola. Ok, zero colpi, proprio che non possiamo sbagliarci. Qui siamo carichi. Carichi, non penso ne si abbia altro. Purtroppo. Però possiamo continuare a prendere munizioni, quindi abbiamo una capienza di munizioni improbabile. Chissà quanti chili di munizioni stiamo trasportando, perché in realtà non sempre ci si pensa, ma le munizioni sono piuttosto pesanti. O almeno così mi stavo detto. Abbiamo il potere. Fatemi controllare. No, com'era? H. J. Capitano Wilkins. Eccolo qua, infatti. Pieno di risorse. La salute sovraccarica. Ho detto sovraccaricata, ok, ma uguale. Diminuisce solo dopo aver subito danni. Esatto, poi abbiamo salute dopo l'uccisione di un nemico. Rallenta il tempo durante la visualizzazione della ruota delle armi. Ok. Ci possiamo ragionare. La pistola è silenziata. Qui abbiamo delle cartucce jungle. E la granata è a gasolio ed elettromagnetica. Abbiamo già parecchie cosine abilitate, interessantemente. Sarà che, essendo dei vecchi, abbiamo comunque avuto la saggezza di volerci preparare alla missione. Anche se poi la saggezza l'abbiamo mandata a farsi benedire nel momento in cui abbiamo sparato colpi accidentalmente. Ma ok, che faceva tutto parte del piano. È soltanto che me l'ero scordato. Il suggerimento mi suggerisce di andare lassù, passando probabilmente da lì. Anche perché qui non abbiamo più la capacità non disponibile, appunto, di andarci a incastrare là sotto. Anche se sarebbe stato interessante. E guarda come scattiamo, nonostante la veneranda età. Siamo molto molto atletici. Non che mi dispiaccia. E questo... Sono un po' curioso dalle tecnologie utilizzate dal nemico. Sembrano belle tecnologie comunque. Qui possiamo sempre sganciare l'affare, ma non ne vedo un grande motivo al momento. Pensare che qui saremmo potuti essere piuttosto silenziosi per la maggior parte del tempo. Ironico, perché si sa quanto io sia poco avvezzo all'essere stealth. Ma che poi no, non è vero, non è più o meno avvezzi, è proprio la capacità materiale e fisica di essere silenziosi. Allora, overcharge ancora. C'è partita l'accetta per fare questo gioco? O ne avevamo una sola? Spero ne avessimo una sola. Molto rumorosi comunque siamo. Davvero, quante munizioni possiamo tenere?
avversario ultimato. Giustamente, possiamo innalzarci. Quindi ci innalziamo. Trova un ingresso alternativo. Mi sembrava surreale essere lì. Avevo una missione, ma diamine. Quanto avrei voluto un cheeseburger. Come siamo americani. Per un cheeseburger abbiamo fatto qualsiasi cosa. Allora, vedo parecchie persone. Dimmi che non ci metti in un posto subito ultravisibile. Quasi. Laggiù non abbiamo pistole silenziate, per cui possiamo fare ben poco. Ma non ci ha visto. Ora, potremmo tentare di prendere lui con l'accetta da lontano, ma questi qua sotto ci potremmo fare poco e niente. Il nostro bersaglio probabilmente è là sopra. Potrebbe essere lui? Laggiù? Credo sia lui. Dimmi che non mi guardate. Non guardatemi. Credo sì che il nostro bersaglio sia lui. Non abbiamo uno sniper o altro. Ok. Ce la arrischiamo un attimo. Mi stia buono lei. Non urlare. Grazie. Che noi ci proviamo. Come ho detto, non è che non ci si voglia provare ad essere garbati e silenziosi. Dell'allarme. Dimmi che non dare l'allarme. Ok, non è molto interessato a guardare in basso. E questo è bene. Ora. No, lì ci vedranno mille volte, vero? Forse no. Ok. Lui credo che si possa uccidere con un bel colpo di accetta, ma... Ok. Preso, anche se abbiamo sprecato un'accetta. Ora non guardatemi. Un'accetta l'abbiamo persa, ma direi che... Ah, diavolo. Ok, andata male. Peccato, peccato, peccato. Molto peccato. Aia. Aia, mi stanno facendo malissimo. E ok. Addio. Addio, addio malissimo. Diavolo. Ok. È stato bello finché è durato. Era decisamente meglio non farsi vedere. Questo mi è chiaro. Sarebbe bello non venire cioccati, ma... quest'area è molto difficile, essere onesti, per cui... Sai che vi dico? Ammazziamo quell'infame e vediamo che succede. Intanto devi morire. E tu sei morto, grazie. Mettiamoci al riparo. Possiamo anche alzarci, giustamente, ma... dove state? Dai, su. Belli. Direi davvero convenisse sparare a quel simpaticone. Perché così sembrate molti di meno e molti meno arrabbiati. Non so perché ho avuto questa impressione, ma la premonizione mi ha insegnato che sapete essere degli infami. E dato che per fortuna il vostro comandante era uno e uno solo, la mia veneranda età e saggezza mi fanno intuire che questo sia l'approccio migliore. Ora,
La mia saggezza e vedrandità mi dicono anche che ce ne stava almeno uno molto più grosso in giro. O almeno mi aspetto che ce ne siano, anche se al momento non ne vedo. Munizioni. Fucile a pompa, arma che al momento non possediamo. Ce n'erano a terra per caso? No, non credo. Ecco, appunto. Si stava chiudendo o si sta aprendo? Sento passi. Ok. Da lì saremmo potuti passare da sotto, ci siamo potuti alzare. Forse l'approccio stealth. Bella buttata inutilmente. L'EMP ti dovrebbe fare male a te. Ok, ti ha fatto male. Ed è confortante sapere che certe cose ancora funzionino. Queste armi... non riesco a farmene piacere. Qui cosa abbiamo? Granate, che ne ho sprecate a iosa, ce le riprendiamo molto volentieri. La vita in questo caso vedete che non va male se uno spara direttamente con cattiveria dalla distanza. È un approccio che mi sento di continuare a consigliarmi anche in futuro. Ok. Super Beer. Interessante. Molto, molto interessante. La proverei anche immediatamente. Mod. Wow, un'ottica, sì, grande. Avviso pubblico. Evitate i Bootsman. Il Bootsman. Attenzione, cittadini dei territori asiatici. Si ritiene che il terrorista noto come Bootsman sia piede libero. È un famigerato criminale estremamente pericoloso e deve essere evitato a ogni costo. Il bersaglio è un uomo anziano camuffato da ariano. Siete cauti di fronte agli estranei e agli sconosciuti e segnalateli immediatamente alle autorità. Non cercate di catturare il bersaglio perché mettereste a repentaglio la vostra vita, quella della vostra famiglia e l'intero popolo dell'impero tedesco. Attenzione, se provate a catturarci qui, Germania kaput. Contattate immediatamente le autorità. Se lavoriamo insieme potremo annientare il terrorismo. Terrorismo come fenomeno, proprio... Questi tedeschi hanno sempre qualche problema in testa, ma... immagino che ci fosse da aspettarselo. Qui siamo belli che al massimo, siamo molto in forma. Almeno per il brevissimo tempo a venire. Noi non si è trovato munizioni di pistola. 10 colpi in realtà uniti all'accetta potrebbero essere qualcosa di molto positivo. Tutto sta nel metterli a segno. Ora qui vedo dei morti. Qui è il simpaticone a cui abbiamo sparato precedentemente, con una bella sparagranate. 2 colpi. Ok. 2 colpi è meglio che uno, immagino. Dobbiamo avere una mentalità positiva. Abbiamo 83 metri di là, ma molto più vicino di qua. Qui non ci possiamo fare nulla per ora. Ci sarà qualche sorpresa ad attenderci? Probabile, probabile. Dovremmo cercare di essere pronti. Un'accetta. Ok. Munizioni. Pistola, ottimo. Anche se devo togliermi quel vizio di sparare a ripetizioni con la pistola. La pistola deve essere per headshot e basta. Ok. Smentite le voci sulla flotta fantasma. Dopo anni di ipotesi, il mistero della flotta fantasma è stato risolto. Le autorità hanno rivelato che la flotta fantasma affondò durante un'improvvisa tempesta nel mare di Okhotsk, causando la morte di centinaia di nobili soldati tedeschi. Si riteneva che la tempesta non potesse essere così forte da affondare un'intera flotta, ma gli ufficiali tedeschi confermano che questa linea di pensiero fu diffusa dai terroristi comunisti nel tentativo di screditare l'esercito tedesco.
Gli ufficiali sostengono inoltre che le voci sul Bootsman siano totalmente false e che il terrorista non sia mai esistito, essendo frutto anch'esso della propaganda comunista. Dovrei vedere le date, ma penso che vi stiate contraddicendo fra di voi nella stampa. Alla domanda sul perché non fosse mai stata fatta alcuna dichiarazione prima d'ora, gli ufficiali hanno risposto che farlo avrebbe potuto compromettere lo sforzo bellico nella regione. Vedo molti problemi interni nella scelta delle varie forme di comunicazione. Ma armatura non è un problema, stranamente. Ero quasi fuori, ma non potevo lasciare niente al caso. Chiunque fosse al comando di quella base era vicino e doveva morire. Ok, abbiamo qualcun altro da freddare. Sempre che se noi si riesca a passare questi passaggi. E sarebbe anche... Allora, buoni tutti, noi siamo arrivati da qua. Ok. Ah, giustamente, si può risalire qua. Fantastico. La visibilità è davvero scarsa, fidatevi. Non lo è solo per voi, lo è anche per me. Ok, qui abbiamo un altro passaggio. E vorrei davvero una torcia, ma... forse su altre armi le abbiamo, non mi ricordo. Non su questa sicuramente. Ah, abbiamo un fucile a pompa, ok. Si è premessi qualche mod? No, solamente questo. E qui andiamo di doppia arma, cosa che davvero non mi serve. Ok, ok. La visibilità è per i deboli, immagino. Ja, Herr General, die Planung für die Feier läuft ohne Probleme. Keine Komplikationen? Keine terroristischen Aktivitäten? Diese Feier muss absolut perfekt sein. La festa? Unsere Operation in Alaska durchzuführen ist brillant, General. Niemand würde darauf kommen, dass wir das Sonnengewehr von hier aus abfeuern. Nicht so laut, Sie Idiot. Erwähnen Sie nicht mal den Namen. Man weiß nie, wer mithören könnte. No, in ascolto, noi. Ich werde... Ich brauche Ihre Entschuldigungen nicht. Interessante comunque rovinargli la festa. Anche solo come concetto mi piace molto. Possiamo scendere direttamente da qui? Sarà sempre in alto, probabilmente. C'è un qualche vantaggio nell'accedere da qui, oltre a poter uccidere lui rapidamente, ma... Non so cosa ci sia in quella stanza. E soprattutto non so cosa andremo incontro scendendo direttamente qui. Il che mi preoccupa non poco. Ma perché soprattutto stiamo sentendo tutto così bene? C'è qualcosa che non va. Abbiamo occhi sul bersaglio? C'è gente che sta tutta sospirando come se ci vedesse, quando tecnicamente non ci dovrebbero poter vedere. Ok, come non detto. Tecnicamente ci hanno visto benissimo. Ci hanno visto benissimo. Questa stanza era stupenda per entrare. Eccolo! Preso! Fantastico. Fammi entrare di nuovo qua, fammi entrare... Non mi fa entrare... Ok. Perché a colpo singolo? Non era questa la mia intenzione. Maledizione. Ok. Preso. Sento anche sulla destra. Oh, in alto. Ok. Sei a terra. Bravissimo. E, che dire, noi davvero ci stiamo provando.
Noi davvero ci stiamo provando ad essere silenziosi, ma no. No, 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 no. Non noi. Non oggi, quantomeno. Ora, accetta al massimo. Credo non abbiamo avuto molte occasioni di utilizzarle, ma... Salve. È rimasto un pelo troppo fermo in moto. Qualcosa mi fa ipotizzare che ci sia ancora dei nemici, però. Tavolo di battaglia, tavolo di guerra per fare qualcosa. Adesso ci arriviamo. Lingotti. Mi sembrava infatti una posizione interessante questa. Ma davvero non abbiamo... Ti prego, questa corazza dovrebbe essere presa in modo molto più semplice. Ma non è mai così. Ok, possiamo renderci... che c'era qua? Ho chiaramente visto qualcosa. Tragedia Istanbul, attacco terroristico. Oggi l'impero tedesco piange le vittime dell'attacco terroristico della scorsa settimana a Istanbul. Un gruppo di terroristi ha attaccato una grande base tedesca durante la notte, uccidendo tutte le persone presenti al suo interno e molti abitanti civili dei centri abitati nelle vicinanze. Non è ancora stato rilasciato un bilancio ufficiale, ma si stima che il numero delle vittime si avvicini al migliaio. I terroristi responsabili sono stati uccisi durante lo scontro a fuoco e le loro famiglie sono state identificate e giustiziate, ponendo fine al ciclo del terrore che affliggeva la zona. Ovviamente. Sono loro che mettono sempre in guardia le famiglie dai terroristi. Ecco appunto come agiscono. I primi rapporti hanno ricondotto l'attacco a un singolo uomo noto come Bootsman, ma si tratta di voci senza fondamento, probabilmente propaganda terrorista. Gli ufficiali chiedono che chiunque diffonda le voci su Bootsman venga segnalato alle autorità locali. Yup. Pardon? Si è calmato? Fantastico. Mi piace il silenzio. Mi viene facilmente il mal di testa se sento delle urla. Quindi ho molta calma. Dovrei scusarmi. Sono un signore di una certa età. Qui abbiamo tutto, ok. Qua sopra qualche altra... Ghiotto. E questo è tutto il piano superiore. Di cui comunque veramente possiamo non interessarci troppo. Vediamo qua. Se c'era qualcosa sul sole nero in quella base, l'avrei trovata lì. Da qualche parte. Una festa su un sottomarino in partenza da Kodiak Island. Pare che abbia trovato il mio bersaglio. E... Ok, infatti avevamo sentito della festa. Strano. Ok, qualcuno ha chiaramente parlato. Dove? Là. La risposta era là. E mi sono incastrato. Mamma mia. Fucile a pompa che prima o poi magari davvero riconsidererò. Tu dove ti eri nascosto, infame? Mi si consiglia di passare da sopra, cosa che potrei anche considerare di fare. Ma come? Ah, da là. Ok, boh. Sì. Il movimento in verticale è sempre poco interessante. Munizioni tutto al massimo, ma non è vero mai. Ok, questo l'avevo visto da distanza, sala biliardo. Bagni, niente. Ok. Nota del comandante Shrimp. A tutto lo staff vi ho detto migliaia di volte di smetterla di sottrarre le provviste nella dispensa per farne uso personale. Ho intenzione di chiudere un occhio, visto che nessuno di noi vuole essere qui. Ma voglio che sia l'ultima volta. Sapete che sono un uomo magnanimo e che come molti di voi sento la mancanza di alcuni comfort, ma il generale Schwarz è meno magnanimo e se dovesse scoprirlo farebbe in modo che nessuno di noi possa tornare a casa.
L'intero contenuto della dispensa è ora proprietà personale del generale e io non posso assumermi la responsabilità di alcun furto. Se avete bisogno di qualcosa che non vi viene già fornito, sequestratelo ai cittadini locali. Non appena l'operazione del generale sarà conclusa, verranno interamente eliminati. Da mesi le loro richieste finiscono direttamente nell'inceneritore. Oh, come sono magnanimi i tedeschi con i locali. Anche questo non mi stupisce. An alle, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Sammeln Sie sich für die Abfahrt zur Kodiak-Basis im Lasterdepot. Vielen Dank. Erano tutti radunati in un posto solo. Sembrava una festa. Una festa a cui questo vecchio si sarebbe imbucato. Andiamoci a imbucare. Oh, attenzione subito. Ok. Ok, a sinistra forse nessuno. Tu stai zitto. Mi hanno sentito, direi. Come ho detto, devo perdere l'abitudine di utilizzare la pistola come fosse un mitra. E sì, appunto, stealth. Allora, è sopravvalutato. Questo ve lo posso dire. Decisamente. Oh! Qui c'è la pompa, già, già. Ce l'abbiamo, ma al momento i colpi non sono un grossissimo problema. Ora, non so se questo ci creerà dei problemi invece per quanto riguarda l'imbucarci alla festa. Spero vivamente di no. Nella sala non possiamo farci nulla. L'accetta, questa era abbastanza importante. Per quanto ogni poco le si sfrutti. Questo non sappiamo neanche cosa sia per farcelo prendere. Ok. Munizione pistola. Finiti. Sparandoli malissimo. Buoni tutti. E va bene. Basta. Rinuncio. Anche solo all'idea rinuncio. Oh, oh, oh. Stai giù. Mamma mia, che male. E tu là che fai? Rimanevi fermo a guardarci. Allora, di là 64 metri e di là 120 metri. Come ho detto, ero abbastanza contrario a queste armi. E difatti non vorrei prenderle. Ora, fatemi giusto dare un'occhiata qui intorno. Che sembra come se ci fosse una rifrazione dell'acqua. Questa è un'altra domanda molto interessante. Tutto chiuso. Non dirmi che ho lanciato un'accetta. Credo di no. Penso di aver perso entrambe le accette di là. Ok, overcharge. Questo ci piace. Benissimo. Stai buono. In alto non mi pare niente. Farei le mie accette. Sembra una cosa utile. Anche perché non ho idea di dove le abbia lanciate. Ma idealmente almeno era vagamente in quest'area, visto che c'era una... un crucco qua. Ma a quanto pare no. Perse nell'aereo o in qualche mattone, a giudicare dal suono che hanno fatto. Ma non le vediamo più. Possiamo salire qui, catene. Doppio salto è la soluzione, probabilmente. Così, ok. Di qua? Di qua. E quindi cosa c'è di qua?
Sono vecchio e curioso. Eila! Oro? La curiosità viene ripagata. Anche se a giocare con il fuoco poi ci si brucia. Pistola, abbiamo preso nessun colpo. 10 colpi, ok. Abbiamo una seconda chance. Anzi, una quinta, sesta chance. Una svariata chance. Ich hätte gedacht, hier wären mehr Männer stationiert. Wirkt ziemlich leer für eine Versammlung des Gesamten. Dove viene la voce? Tja, hast du recht. Vielleicht sind sie schon weg. Sie sind aufgeregt dietro. Wegen schwarzer Sonne. Schon vergessen, was der General gesagt hat? Der Name ist tabu. Klar, okay, alle sind aufgeregt. Cannone omicida, certo. Bel nome in codice. Das ist gar nicht so schlecht. Das solltest du dem General sagen. Meinst du? Mist, wäre ich doch nur mit dem... Vielleicht hätte ich befördert werden können. Nein, du Idiot, das war furchtbar. Wäre ich der General, hätte ich dich sofort nach Ohio versetzen lassen. Oh Mann, ich will nicht nach Ohio. Keiner will dahin. Beladen wir die Laster und fahren nach Kodiak. Ok. Siete morti davvero in un modo brutto e doloroso. E vi sta bene. Ora, idealmente spererei nessuno volesse andare qui in alto adesso. Là sotto ne abbiamo svariati. Lì, ok, lì il discorso si complica un pizzico. Cos'è che dovrei guardare di là? Non posso davvero passare neanche qui sotto? Lui è grosso. Molto grosso. Da qua la vedo complicata. Tu non vedi niente. Io non esisto. Io non esisto. Dai. Why? Dai che ti sto sparando mille colpi in testa. È esploso. Mi è volato un corpo davanti per caso. Fuoco. Canide. Da dove diavolo spuntavi tu, canide? Allora, so che ce ne sono altri. Non mi hai visto? Non è vero? Ok. Oh, ha smesso di cercarmi. Sì, dici tu. Ok, ok, ok. Andiamo forse con questa simpatica arma per... Adesso. Quindi colpi? Benissimo proprio, quello che volevo. È andata la parte sbagliata. Beh, va bene, anch'io ho dei problemi adesso. E va bene, non so perché non gli facesse assolutamente nulla. Nulla assoluto. Bene. Vediamo. Magari possiamo provare qualcosa di diverso. Da qua giù. Sulla sinistra magari. Mettiamo il grosso, anche se lì abbiamo anche un cane, se non erro. Non abbiamo più colpi per la pistola. Ma magari ce la possiamo cavare con l'accetta. Chissà. Sarebbe una prima volta. Calma.
Lì stanno lontani. Preso. Il cane. Il cane ci ha visto. Aspettiamo. Ho perso un'accetta per sbaglio, maledizione. Ma probabilmente non era nulla, esatto. Cosa volete che fosse? È un cane capriccioso. Posso passare sulla sinistra? Niente. Non è stato niente. Ora devo andare di là. Ok. Non dovevo cadere. Ok. È andata così. Fammi salire in questo coso. Dove stanno quelle enorme? Eccolo là. Non riesco. Sganciamolo. Non vuole mica morire questo infame. Ok, ce n'erano svariati altri. Attendiamoli un attimo, che lo sappiamo che arrivano. Abbiamo avuto una premonizione tempo fa. Oh diavolo. Non si vede nulla. Eccolo là. Salve. Mi sta caricando. Ok, dimmi che sei morto male. Sei morto malissimo, non male, bravo. Dammi il carburante. Fantastico. Sì, ecco, direi di avanzare con calma. Qui non vedo niente. Di là. La velocità è un pizzico limitata in questo caso. Ok. Potremmo anche uscire da quest'arnese, ma non mi sembra il top. E con uscire dall'arnese intendo potremmo buttare a terra quest'arma. Era bello sapere che c'erano un po' meno nazisti sul suolo americano. Il resto stava andando a Kodiak Island. Mi sarei unito a loro. Ok. Abbiamo una festa da interrompere. La mia prima missione di ritorno in America era compiuta. La base era libera. O almeno credevo. Mani in alto, ora! Commisi l'errore di lasciarne in vita troppi. Grosso errore. Stavo già contando quanti sarei riuscito a ucciderne prima che mi prendessero, quando accadde un miracolo. Ultimo avvertimento, manina! Oh! I nazisti furono colpiti dalla divina provvidenza. Chiamiamola così. Ehi, Jerry, devi aver ricevuto la mia lettera. Figlio di puttana. Con mia sorpresa, in piedi di fronte a me c'era Clive Cross, il mio secondo in comando. È una donna che non conoscevo. Ma che sembrava interessante. Sapevo che avrei rivisto il tuo brutto muso. È passato di tempo, Jerry. Ho una storia da raccontarti. Hai mai sentito parlare del cannone del sole? San Andreas c'era scritto. Interessantemente. Ok, come posso dirti che sono d'accordo sull'andare a Kodiak Island? Ok. Andiamo a Kodiak Island.